altro però mi piace ricordare che oltre a essere un artista molto conosciuto, nutre un legame ormai lungo, annoso, speciale con questa struttura, questo museo e il suo contenuto, in particolar modo la collezione Cozzani, anche perché è depositario insieme a Valerio Cremolini della nascita della donazione Cozzani. Purtroppo Giorgio Cozzani è mancato prima di vederla, prima che questo posto vedesse la luce, quindi non ha potuto reincontrare la sua credo amatissima raccolta nella nuova dimora che è questa. Contiene questa mostra anche un lavoro piccolo ma preziosissimo di Francesco che incontreremo e del quale ci parlerà. Che è intitolato, cioè dedicato a Giorgio. Che è dedicato a Giorgio. Cioè Giorgio Cozzani, la carta intestata del vice sindaco. Allora Giorgio Cozzani era nella commissione arti visive del comune. La commissione antivisive che lavorò molto, ha prodotto molte mostre, non c'era ancora questa struttura, c'era il centro aziende, abbiamo portato mostre di Sebastian Matta, di Tamburi, di Calare, di Pizzinato, di San Tommaso. Io devo dire l'ho vista nascere la raccolta di Cozzani, perché Cozzani comprò il primo dipinto nel 1958 alla Galleria Adler di Attilio del Sangue e c'era anche tuo papà quando ha comprato questo dipinto. Giorgio Cozzani ha sempre comprato le opere con lo scopo di donarle alla propria città. Cozzani, come quelli che amano il vino, non si fissano su un vino, ma i vini buoni li amano tutti. Quindi Giorgio Cozzani, primario di dermatologia all'ospedale della Spezia, ha comprato, come vedrete, qui ha donato, mi pare, 1200 circa. Se ci fossero i marziani e noi mandassimo su Marte le opere della collezione Cozzani, i marziani avrebbero consapevolezza di qual è stata la dialettica delle istanze estetiche del Novecento del mondo. Ha documentato la pluralità delle tendenze, quindi da concettuale, informale, al figurativo, all'astratto, all'espressionismo, eccetera. E questo fa sì che noi oggi disponiamo di una raccolta che anche sul piano didattico ha una notevole importanza. La mano di Francesco Vaccarone è meravigliosa. Quando ci siamo sentiti l'ultima volta in previsione di questo incontro, gli ho detto: mi scrivi due parole sul disegno, e mi ha mandato dopo un attimo questa cosa via email. E raccontacela un po', perché ci sono i segni. Dunque, lei mi diceva che cos'è per te il disegno, e vabbè, questo mi consente già di aprire un tema piuttosto importante su questa mostra. Cioè, il tema è questo: molti pensano che noi pittori abbiamo dei concetti che poi traduciamo in immagini. Non è così. Il pittore ragiona per immagini. Poi si specchia con ciò che fa, con ciò che disegna, e accade una dimensione magica. Lui guarda ciò che sta facendo e ciò che sta facendo guarda lui. Una forma di autoanalisi che probabilmente proviene dalla zona più arcaica della nostra personalità. I neurofisiologi dicono dallo stato limbico del cervello, quindi dalla zona più antica, quindi non dall'uso teoretico della ragione. Questa è una forma di disegno ideativo e creativo. Poi ci sono altri disegni, ci sono disegni che sono contemplativi, che sono celebrativi, così come nella lingua parlata. Cioè, così come l'uso della parola che fa, per esempio, Trilussa è diverso dall'uso della parola che fa Montale. Così nel disegno, nel segno, nel colore, ognuno usa il colore, il disegno, il segno, così come la sua personalità gli detta. E avremo occasione di vedere diverse modalità, guardando la mostra, di utilizzo del segno, del disegno, che sono due cose diverse.
Il segno vuol dire in questo segno io mi esprimo, per esempio, tutta la pittura espressionista. Vedremo per esempio di Caselli, mi pare qua ci sono, ecco, queste cose di Caselli sono cose che nascono dal segno. Dunque Caselli ha fatto queste cose quando era a Mauthausen nel campo di prigionia, però guardate bene, non pensate a Mauthausen della seconda guerra mondiale, era la prima guerra mondiale, era una prigionia austriaca, una prigionia molto civile, a tal punto che i prigionieri avevano dei capannoni, in alcuni dipingevano, in altri suonavano, in altri facevano teatro, recitazione. E addirittura mi diceva l'onorevole Fasoli che suo zio, che aveva un parente in prigionia a Mauthausen, andava a trovare questo parente. Ora pare che Caselli abbia incontrato in questa prigionia Egon Schiele, e lui spezzinisticamente mi diceva, ho conosciuto un che si chiamava Egon Schiele, bravo, e che era andato in questo campo a fare l'insegnante perché era molto malato, mi pare che lui muoia nel 18, con Schiele. 27 anni. Da 37 anni. 27 anni, giovanissimo. E quindi vedrete come la sua anima si è in parte guidata dal pensiero della secessione, altrove invece dalla scuola di Discovolo, che era una scuola dedicata alla natura, con un segni, colori e pensieri molto meno acidi e incisivi di questi, ma più lirici. Qui c'è proprio una galleria che ruota intorno a questa tecnica che è legata alla virtuosità di una mano, ma nello stesso tempo alle intenzioni diversissime degli artisti. Ha citato Antonio Discovolo, questo è un Antonio Discovolo a scuola e questo è proprio un esempio di progetto per un'opera, ma in realtà si tratta di un disegno. Guardate, c'è anche la griglia che serve a rispettare quelle proporzioni nella ripresa in grande del dipinto. E questo, vedete questo lavoro che appartiene invece alla collezione Battolini, ci piace ricordare anche, certo, Ferruccio Battolini, certo, che ha donato oltre 500 opere e alcune sono in mostra anche qui, come questa. Questo è un messaggio autografo del figlio, in cui si dice: questo disegno è opera di mio padre Antonio Discovolo, è uno studio eseguito in Lucca nel 1894 per il quadro La bottega dell'antiquario, quindi è un progetto, saggio finale per il diploma conseguito all'Accademia di Belle Arti a pieni voti, lode e medaglia d'oro in fede Mauro Discovolo. Wow. Sì, è il nome, sì, perché l'altro era pianista. L'altro è Giuliano. Tutti noi conosciamo Agostino Fossati, che lo amiamo, almeno parlo degli indigeni, no? L'amiamo nelle sue vedute, nella così fedele e anche lirica restituzione della Spezia Comera prima della costruzione dell'arsenale. In questo caso invece incontriamo il Fossati disegnatore. Qua addirittura sono quasi delle tassonomie, vedete, sono degli studi di imbarcazioni fatti dal vero, probabilmente, en plein air, cioè Fossati lavorava en plein air, e così come ci sono invece degli appunti un po' più lirici e di fantasia come questo, anche molto meno calligrafici e lenticolari, vedete, rispetto a questi, che intendono davvero prendere nota, prendere appunti delle diverse tipologie di imbarcazioni, di navi, proprio di velieri, che intendeva che avrebbe rappresentato poi nei dipinti veri e propri. Certo è che il disegno può diventare il germe ideativo di un lavoro. Questo fin da sempre, cioè le prime testimonianze figurative dell'uomo sono incisioni rupestri, quindi affidate al segno che tenta di rappresentare. E non c'era ancora il linguaggio verbale. No. E così da allora il disegno è stato accompagnato sempre l'uomo e la creatività umana. E questa mostra, che certo non intende essere esaustiva, però davvero si incontra il disegno dalla fine dell'Ottocento, che parte da Fattori, che è rappresentato da quel piccolissimo
Sangio laggiù, quindi parte dalla seconda metà dell'Ottocento e arriva agli anni 70-80 del Novecento dell'ultima sala. E vedete quant'è importante quella passione onnivora di Corsani, cioè decidere di concentrarsi su una digressione però limitata intorno alla caricatura. E qua vediamo i maestri della caricatura italiana dei tempi del caffè Michelangelo a Firenze. Quei quattro lavori che sono nella prima sala sono quattro ritratti fotografici lenticolari fatti dal vero di Brandolisio di quattro personaggi, e lì il segno diventa un'altra cosa. Anche l'espressionismo nordico. Tenete presente che la raccolta Cozzani è costituita per metà, che è tantissimo, da nomi stranieri. È un collezionista di provincia, perché La Spezia, almeno apparentemente, è un piccolo centro, capoluogo di provincia, ma piccolo, è davvero una rarità, è davvero molto singolare. D'altro canto, questa passione, per così dire, enciclopedica, di cui hai parlato benissimo tu prima, lo faceva spostare, andare in giro anche all'estero, e quindi i nomi stranieri si devono a quello. Questo invece è... Questi sono due lavori così diversi fra loro, lo vedete. Da una parte Fazzini, che è stato un maestro della scultura nel momento di rinnovamento, di rinascita dell'arte nell'immediato secondo dopoguerra. A fianco, identico formato e identica cromia, ci piaceva questo accostamento consonante stridente nello stesso tempo, c'è un maestro del pop europeo, che è Anthony Donaldson, un artista molto importante che, quando ha saputo che era in mostra un suo lavoro, ci ha cercato, e questo è il potere del web, e ha voluto notizie, perché questo è un pezzo unico, che simula il retino tipografico. Simula il retino tipografico perché ha usato una gatta, ha tamponato e quindi... Ecco, infatti anche le notazioni tecniche fatte da un addetto ai lavori, da un artista, sono importantissime. E questo è un Gino Bellani assolutamente sui generis, è una meraviglia suo lavoro, vero? Io l'ho visto fare. Ecco, allora ci racconta come si fa, vedete questo sfumato? Allora questo effetto... lui prendeva un vetro, su un vetro metteva un foglio di carta e lo bagnava. Sì, è sicuramente carta bagnata. Poi questi punti erano determinati dall'inchiostro che si dilatava. Sì. Quando era asciutto interveniva poi con la linea. Qui ancora è rimasto un po' di umidità, no? Sì. Quindi lo facevano a due tempi. Ma siccome siamo abituati al Gino Bellani sfolgorante di cromie nei suoi paesaggi, era un disegnatore, no? Incredibile. In realtà, ecco, qua incontriamo il bianco e nero di Bellani che... La famiglia aveva ancora migliaia di disegni, decine di migliaia. Non tutti sapevano che Gino Patroni aveva un talento verbografico, perché questi sono lavori verbo visivi basati proprio sulla contraddizione interna, il calambure, il gioco di parole, lo vedete, sono molto divertenti, molto spezzino questo qua dell'operaio e la sirena, perché allude ai nostri operai che sono gli arsenalotti, molto precognitivo questo, in cui si vede questa massa di essere tutti uguali, insomma, simili una colla manipolabile. Depresso, a lui, a uno dei suoi stanchi, sì, preferenziali. Lui era un grande depresso, come tutti gli umoristi. Gino Patroni, verso il 10 dicembre mi diceva: sai, adesso tra un po' mi vado a costituire. Cioè, voleva dire che andava a ricoverarsi da Gianfranco Battistella in ospedale, psichiatria, dove restava fino ai primi di gennaio, fino dopo ci passava Natale, le feste. E Gino faceva, si chiamava Flowmaster allora questo pennarello, no? Non è il pennarello di ora. Eh sì, infatti, sono i primi pennarelli. Sono i primi pennarelli. E credo che tutti voi sono conosciati, sì, la produzione letteraria di Gino, le sue battute. Aforismi. E diceva: la vita è una malattia ereditaria che si contrae per via sessuale e porta alla morte. E poi ricordo alle Frattocchie, dove c'era la scuola del Partito Comunista, c'era un grande dipinto di Guttuso,
dedicato alla battaglia del Ponte dell'Ammiraglio. E c'erano tutti questi cavalieri, insomma, a cavallo, che erano tutti autoritratti di Guttuso. E Guttuso da ragazzo aveva i riccioli. E allora il suo epigramma era questo: chi per la patria muore è ricciuto assai. E quando era a Milano, che qual è la cosa che ti è piaciuta più di Milano? Il treno per Spezia. No? Questo è Mauro Fabiani. Possiamo fare un discorso. Mauro Fabiani, che è, per me, ma non solo per me, è un artista di statura europea e che ha avuto una vita molto difficile. Noi abbiamo lavorato insieme con altri, allora eravamo ragazzi, perché Fabiani è mancato nel 2000, aveva il 62 anni, aveva il 38, e aveva un artista con una forte formazione figurativa, espressionista. E poi conosce Emilio Scanavino si innamora del suo lavoro, Scanavino lavorava con lui a Finale, però lui era molto legato alla sua famiglia, non si sentiva di lasciare i genitori che avevano già una certa età. E Mauro ha creato decine di migliaia di disegni e dipinti. Tra l'altro un personaggio di grande cultura musicale, molto appassionato della musica jazz, a cui ha dedicato parecchie opere. E prima o poi ce ne parleremo tutti di fare una grande mostra. Sì, perché ne è stata fatta una. Sì, al centro di Genova. Sì, importante, però forse non sufficiente, sarebbe l'occasione davvero. È stato un grande artista, ma molto appartato, e quindi non si è un po' come Calcagno, adesso non so se vale Calcagno, il paragone. Tanto è vero che era molto amico. E noi tutti, fin da piccoli, almeno una volta nella vita, abbiamo provato a fare quell'azione di ricalco. Per cui l'impronta di una moneta veniva fuori dal segno, dal tratteggio della matita sul foglio. Quello lì è il frottaggio più banale, no? Che ci fa divertire, perché piano piano, in modo quasi magico, viene fuori la lira, veniva fuori. In realtà è stato Max Ernst, in un giorno di delirio, perché Max Ernst è una persona disturbata, che ha inventato il frottaggio, ha buttato in terra un pezzo di carta su un vecchissimo e consunto parquet e ha cominciato in modo quasi automatico a lavorarci sopra, e si è accorto che le fibre del legno e quello che era sottostante è venuto fuori sul foglio. Questo è matta e questo, vedete, è un altro frottaggio, perché la definizione di questo fondo è affidata alle nervature di un pezzo di legno che evidentemente stava sotto. Intorno al segno, ormai non più che al disegno, al segno anche simbolico dei numeri o delle lettere che ha preso campo nella cosiddetta arte concettuale. E quindi siamo partiti dall'astrazione geometrica italiana classica, che è la che attraverso questo movimento, diciamo così, per semplificare, di Sephore, ci ha portato ai segni dell'informale. Concludo con questo lavoro, che è, lo cito anche per motivare il titolo della mostra, che è un disegno cosiddetto famoso, è uno dei tanti famosi, Wall Drawing di Sol Lewitt, che è un maestro del concettuale minimale americano. Allora il mio amico mi diceva, questo qua qui non riesco a capire. Allora spiegagliela. No, allora io che non capisco. No, a noi ce la spiega il maestro. Allora, Courbet, che se ne intendeva, diceva: se un dipinto si potesse spiegare, non ci sarebbe neanche bisogno di farlo, no? Con questo non ti voglio rispondere. Dunque, questo lavoro è erede di un lavoro molto lontano, che nasce nel 1812 a Parigi, nello studio di Nadar. Nadar era un fotografo. Gli impressionisti
portavano a fotografare i loro dipinti. Allora non c'era però la foto a colori, era in bianco e nero. I daguerrotti. Allora, gli impressionisti vedono che per esempio un rosso corrisponde a una valenza di grigio, o un viola a un'altra valenza di grigio, o un blu un'altra valenza di grigio, e cominciano a fare gli studi sulla retina, sulla percezione. Intuiscono studi sulla retina che saranno portati a termine un secolo dopo, nel 1930, dalla psicologia della forma, dalla Gestalt teoria. Incominciano, invece che usare la pittura tonale, cioè per fare un braccio, no? Prima cosa facevano? Davano qui chiaro, poi aggiungevano un po' di terra d'ombra, un po' di chroma van Dyck e creavano la rotondità. Rendendosi conto di questa valenza diversa di timbri, alla pittura tonale si sostituisce una pittura timbrica, per cui quelli che erano considerati le bestie, i fauve, erano in realtà personaggi che studiavano la percezione. Ora, avete presente il pixel? Allora, il pixel in un certo senso l'hanno inventato i divisionisti, che facevano degli studi sulla retina. Quindi, a questo aggiungi che nel 1812 c'è la mostra a Parigi dell'Ukiyo-e, movimento giapponese che porta la loro xilografia a Parigi, e una mostra di Turner che sconvolge tutta la cultura francese. Da questo mix esce fuori la cultura contemporanea. Una breve parentesi che non c'entra tanto, ma c'entra. Fattori con cui abbiamo iniziato la visita. I macchiaioli e gli impressionisti non si conoscevano. A parte un viaggio di Ussi a Parigi che è durato una settimana, non avevano proprio relazioni. Quindi, evidentemente, questo nuovo linguaggio è l'equivalente di una libertà culturale, politica, sociale recentemente conquistata, sia in Francia che in Italia. Si va avanti col tempo, la pittura diventa autonoma, non sente più bisogno di rappresentare la realtà, ma di presentarla, quindi di occuparsi dei fenomeni percettivi, di occuparsi della posizione dell'uomo di fronte allo spazio, e quindi i temi sono altri, le modalità sono altre, apparentemente. Perché quando noi pensiamo a Leonardo da Vinci, per esempio, diciamo vediamo tutto, la Gioconda, non vediamo niente, perché se non conosciamo la tecnica è il linguaggio, non è un fenomeno neutro. Se tu vai a vedere la Gioconda viene fatta con la tecnica dei cotoni, per la prima volta. Viene eliminata la linea bizantina che contornava la figura e la separava dallo spazio. Per un pittore, un foglio di carta, una tela, è la metafora della sua concezione dello spazio della vita. È ciò che per lui è lo spazio vitale. Allora, perché Leonardo inventa la tecnica dei cotoni? Per sfumare la figura con il paesaggio, perché è interprete di una nuova concezione del rapporto uomo-natura, una concezione che sconvolge la concezione tradizionale, non solo, ma la sconvolge a tal punto che Leonardo fa la costruzione piramidale, è l'unico artista nella nostra tradizione che se tu lo metti allo specchio la costruzione regge. Qualunque autore voi mettete allo specchio, stasera andate a casa, prendete Tiziano, un'opera di Tiziano, la mettete allo specchio, crolla, non sta più in piedi, perché vedete l'immagine speculare, perché noi occidentali vediamo lo spazio a sinistra e a destra, dall'alto in basso, quindi il vettore, il punto di forza è in alto a sinistra. Se tu questo lo metti speculare, vedrai che non funziona più. Non funziona più perché io ci sono andato. E quindi qui ha il punto di forza. E quindi questo non riguarda più la rappresentazione. Ho capito. Cosa vorrà voluto dire? Questo, ha voluto dire questo. Basta. Ti parlo un po' di questo.
succede? Giustamente. Ho voluto dire questo. Però dite pure perché...